Buongiorno e buona domenica, gentili telespettatori di Teleprima, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione al Prima TG che apriamo con i prossimi provvedimenti del governo perché dopo il primo Natale passato in zona rossa è in arrivo la seconda Pasqua blindata dell'era coronavirus. Lo ha deciso proprio l'esecutivo di Mario Draghi di fronte all'impennata dei contagi e al rischio di saturazione degli ospedali, varando un decreto legge e non un DPCM, le cui misure dureranno da domani, lunedì 15 marzo, fino al prossimo 6 di aprile. Ben poche le deroghe alle restrizioni, tra cui una visita al giorno ai parenti, che metteranno di nuovo alla prova le attività economiche già profondamente colpite dall'epidemia, tanto è vero che comunque le regioni e i comuni, pur non andando a discutere nel merito del decreto, chiedono ristori immediati per evitare delle conseguenze sociali. Con l'ordinanza del Ministro della Salute passano in zona rossa Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la provincia autonoma di Trento che si aggiungono a Campania e Molise. In bilico ancora la Basilicata, mentre invece la Sardegna, come già avvenuto nella precedente settimana, resta l'unica regione in fascia bianca. Per quanto riguarda invece il periodo di Pasqua, come si diceva in apertura, tutta l'Italia sarà zona rossa il 3, 4 e 5 di aprile, dunque compresi di Pasqua e lunedì dell'Angelo, mentre invece fino al 6 quelle regioni che sono in zona gialla passeranno automaticamente in zona arancione. Bollettino Covid nazionale, come sempre i dati divulgati dalla Protezione Civile Nazionale sono 26.062 i nuovi positivi sul territorio a fronte di 372.944 test processati tra antigenici e molecolari. Aumentano sia i ricoveri ordinari con più 497, sia le terapie intensive con più 68. I deceduti sono stati 317. Il tasso di positività è sceso al 6,98%. Intanto non si arresta la crescita del Piemonte con 4 pazienti in più in terapia intensiva e 106 pazienti nei reparti ordinari e oltre 25.000 persone in isolamento domiciliare. Intanto sul punto ascoltiamo il consueto report settimanale della cabina di regia. Questa settimana purtroppo la situazione epidemiologica nel nostro paese è andata peggiorando e l'incidenza è salita a 225 casi per 100.000 abitanti, quindi un valore piuttosto elevato. Anche l'RT è in aumento e si fissa a 1,16, quindi ben al di sopra dell'unità. Il tasso di occupazione dei posti di terapia intensiva è al 31%, quindi al di sopra di quella che viene considerata la soglia critica, ovvero il 30%. Stante la situazione epidemiologica e la diffusione delle varianti, anche per accelerare la campagna vaccinale, è necessario contenere e mitigare l'andamento dell'epidemia, è necessario anche che i cittadini rispettino dei comportamenti prudenti. In Campania i dati diramati dall'unità di crisi regionale certificano 2.940 nuovi positivi con 693 persone che sono risultate sintomatiche. I tamponi del giorno sono stati 27.263, di cui 4.516 antigenici, con la percentuale che sfiora l'11%, si ferma al 10,78. I deceduti sono stati 23, di cui 20 nelle ultime 48 ore e 3 in precedenza, ma contabilizzati soltanto nel più recente bollettino. I guariti sono stati 1.689. Per quanto riguarda il report di posti letto su base regionale, sono 656 i posti di terapia intensiva a disposizione della regione e ne sono occupati 150, mentre invece ci sono 3.160 posti tra offerta pubblica e privata, ne sono occupati 1.547. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha parlato della situazione contagio, mostrandosi particolarmente preoccupato sulla variante inglese che ormai è prevalente
del nostro Paese. Il capo di gabinetto ha detto che c'è bisogno di misure adeguate che possano essere in grado di piegare la curva pandemica. In realtà ci sono delle difficoltà presenti in questa settimana, ma allo stesso tempo si guarda con grande fiducia al futuro. In vista della prossima stretta che entrerà in vigore, come si diceva, dalla giornata di domani, Speranza ha concluso che l'aspettativa del governo e degli scienziati è che queste misure possano consentire di rimettere la curva sotto controllo nonostante la presenza delle varianti. Però c'è anche la campagna di vaccinazione che è in corso e ogni dose somministrata è un passo in più verso l'uscita dalla crisi. Proprio sulla campagna vaccinale, il piano ambizioso del governo è di raggiungere 500.000 somministrazioni al giorno su base nazionale, andando a vaccinare almeno l'80% della popolazione italiana entro il mese di settembre, triplicando praticamente quello che è il numero giornaliero di dosi somministrate al momento, che è di circa 170.000. In Italia sono state approvvigionate circa 8 milioni di dose che verranno raddoppiate nelle prossime 3 settimane. Dentro la fine di giugno è previsto l'arrivo di altre 52 milioni di dosi e ulteriori 84 entro appunto il termine dell'autunno, come si legge su un documento relativo appunto al piano vaccinale. Si prevede una riserva dell'1,5% delle dosi per poter fronteggiare anche quelle che sono eventuali esigenze impreviste, andando ad indirizzare le risorse nelle aree interessate da criticità, prevedendo anche l'impiego di rinforzi del Dipartimento di Protezione Civile e della Difesa. Tra gli elementi del piano anche un attento monitoraggio della situazione, prevedendo interventi mirati in base a quelli che sono poi eventuali scostamenti della pianificazione. Nel documento si conclude anche che i due pilastri per concludere questa rapida campagna sono la distribuzione efficace e puntuale dei vaccini e l'incremento delle somministrazioni giornaliere. Ora il capitolo scuole, perché da domani circa 7 milioni di studenti saranno costretti a seguire le lezioni attraverso la ormai nota didattica a distanza. Ben praticamente 8 su 10 degli 8,5 milioni di alunni iscritti nelle scuole statali e paritarie. La scorsa settimana erano 5,7 milioni, dunque oltre 1 milione in più di studenti che da domani dovrà restare a casa. Incremento concentrato soprattutto in 3 regioni, ovvero Lazio, Veneto e Piemonte. Il quadro comunque non è omogeneo su tutto il territorio, perché il virus costringe a casa il 95% degli studenti del nord e meno di 2 su 3 nel mezzogiorno. Questa è l'analisi che è stata fornita dalla rivista specializzata Tutto Scuola. Le regioni più interessate però sono la Lombardia, con circa 1,5 milioni di alunni in didattica a distanza, e la Campania, con 944.993 studenti a casa. Anche il Lazio con oltre 800.000 studenti e il Veneto con quasi 700.000. Si salvano dalla chiusura totale la Sicilia, con i suoi 600.000 alunni che invece si recheranno a scuola, al pari della Valle d'Aosta con 15.000 studenti, e la Sardegna con 169.000 studenti a scuola. Momentaneamente si salva anche la Calabria, che ha fatto ricorso al TAR, e saranno 233.000 invece gli alunni che si potranno recare negli istituti scolastici. Ci spostiamo ora in Campania, dove il presidente della regione Vincenzo De Luca ha affrontato quello che è l'excursus dei vaccini sul territorio, annunciando comunque che da parte della regione l'impegno nella campagna vaccinale è e resterà sempre massimo. Sentiamo. A dicembre il governo decide a un certo punto, d'intesa con altri governi europei, di dare vita al V-Day, il Vaccino Day, la giornata della vaccinazione. Cioè i governi d'Europa, a cominciare dal governo italiano, comunicano
ai nostri cittadini la buona novella. Sono arrivati i vaccini, abbiamo i vaccini, può cominciare la campagna di vaccinazione. Questa è la notizia. Si fa questa giornata simbolica dopo che abbiamo visto arrivare con manifestazioni perfino folcloristiche un grande evento mediatico. Portiamo il furgone nelle caserme. Domenica 27 non c'erano tutti i vaccini. Era una giornata, come dire, dimostrativa per dire simbolicamente ai cittadini comincia un'altra fase. E quindi da gennaio si può cominciare la vaccinazione di massa perché c'è la piena disponibilità dei vaccini. Siamo partiti tutti quanti fiduciosi perché ci avevano detto arrivano milioni di vaccini, partite. Anzi, ci avevano detto mettete da parte una metà dei vaccini, un terzo dei vaccini perlomeno, perché dovete fare la seconda dose, almeno per Pfizer e Moderna. Poi Moderna sono arrivate poche migliaia, ma fondamentalmente Pfizer, perché AstraZeneca ancora non era arrivata. Siamo partiti così. Dopo un mese ci hanno cominciato a dire che i vaccini non arrivavano. Questo è tutto. Siamo andati avanti a gennaio rispettando le priorità, vaccinando il personale sociosanitario, le residenze per anziani, poi gli ultraottantenni, adesso i pazienti fragili, ma ripeto, in condizione di carenza di vaccino. Oggi l'obiettivo che abbiamo noi in Campania, perché dobbiamo dare pure una prospettiva di serenità ai nostri concittadini, è quello di porre fine a questo calvario per il 2021. Ho detto altre volte che avevamo programmato di poter arrivare nel mese di luglio ad avere almeno la città di Napoli tutta vaccinata, come fatto simbolico. Avevamo programmato un lavoro per avere Napoli come prima grande città d'Europa libera dal Covid. Non ci sono arrivati i vaccini e dunque i tempi si sono allungati. A Caserta l'aggiornamento della curva pandemica sul territorio è come di consueto di competenza dell'ASL di Terra di Lavoro. Nel bollettino di sabato 13 marzo sono 348 i nuovi positivi, cui si aggiungono 346 guariti e 2 deceduti. Per la prima volta dopo svariati giorni si ferma la crescita dei positivi sul territorio, discesa importante anche del tasso di incidenza che fa registrare un 12,27% a fronte di 2.836 tamponi processati. Caserta resta in cima per numero di casi attivi con 509 positivi, c'è poi Maddaloni con 453 e Aversa con 321. Sospiro di sollievo per gli agenti della Polizia Penitenziaria del carcere di Carinola. Dopo tanti appelli e continui focolai Covid, sono iniziate nella mattinata di ieri le prime somministrazioni di vaccino contro il coronavirus. Tanta paura, soprattutto dopo che 3 agenti hanno perso la vita a causa del virus e ne sono seguite le necessità di rinforzare il personale. La campagna vaccinale è partita lo scorso venerdì presso il carcere di Benevento e sarà poi estesa a tutte le strutture della Campania e al personale attraverso la registrazione sulla piattaforma regionale. Al momento sono circa 4.000 i poliziotti penitenziari che prestano servizio negli istituti della regione, mettendo quotidianamente a rischio la propria salute e quella dei propri familiari. Chiudiamo con il calcio. Dopo le fatiche europee contro il Manchester United, questa sera il Milan scenderà in campo a San Siro per affrontare il Napoli, fischio d'inizio alle ore 20:45, con Gennaro Gattuso che ritrova il suo passato, anche se non c'è spazio per i sentimentalismi, visto che i 3 punti servono ai partenopei per continuare il sogno Champions League e ai rossoneri per proseguire invece
quello che è il sogno scudetto, al momento meno 6 dalla capolista Inter. Pioli recupera due giocatori importanti, Theo Hernandez e Çalhanoğlu, non saranno della partita Bennacer, Ibrahimovic e Mario Mandzukic. Modulo a specchio, il 4-2-3-1 anche per Gattuso, con in difesa Manolas, che giocherà al fianco di Koulibaly con Rachmani fuori per un infortunio muscolare. Il ballottaggio a sinistra è tra Mario Rui e Isaia. A centrocampo il dubbio è tra Diego Demme e Timué Bakayoko, mentre invece in attacco sembra essere Osimhen favorito su Mertens, con alle sue spalle Zielinski, Insigne e Politano. Quest'oggi scende in campo anche la casertana. Il tecnico rossoblu Federico Guidi ha presentato il match contro il Bisceglie in conferenza stampa, lo ascoltiamo. Sì, le insidie saranno molte, perché il Bisceglie troveremo una squadra che ha fame di punti, una squadra che chiaramente vuol tirarsi fuori da quelle che sono le sabbie mobili dei play-out, e ora le partite scarseggiano e quindi ogni squadra, per raggiungere il proprio obiettivo, dà sempre qualcosa in più. Quindi sappiamo che sarà una partita che dal punto di vista dell'atteggiamento non possiamo assolutamente sbagliare, anche perché noi siamo a un passo da quello che è il raggiungimento del nostro obiettivo e vogliamo farlo il più velocemente possibile, per poi andarci a dedicare a partita dopo partita per proiettarci in orizzonti nuovi. Quindi domani giochiamo a casa nostra e vogliamo continuare sul trend positivo che abbiamo ultimamente, perché le ultime due prestazioni sono sicuramente state buone, sia quella col Francavilla che quella a Vibo, dove non siamo riusciti a vincere, però la squadra sul campo è stata dominante. Quindi vogliamo continuare su queste prestazioni qua. È una squadra che alterna momenti di grande pressione a momenti in cui ha un atteggiamento un po' più conservativo, abbassandosi un po', quindi dobbiamo essere bravi e lucidi ad interpretare queste due situazioni. Ci saranno momenti in cui attaccheremo in spazi più aperti, se nella nostra prima costruzione saremo bravi e qualitativi nel far uscire la palla e veloci soprattutto, e ci saranno dei momenti in cui dovremo essere bravi sulla falsariga di quello che abbiamo già vissuto a Vibo, di essere pazienti, attaccare spazi stretti, e dobbiamo essere più bravi rispetto a quello che siamo riusciti a fare domenica scorsa, perché dobbiamo aumentare la nostra qualità nelle combinazioni strette, nelle giocate sul terzo uomo e soprattutto nella velocità della circolazione della palla, se vogliamo andare a mettere in difficoltà i loro difensori negli uno contro uno. Era questa la nostra ultima notizia. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguo di domenica. Arrivederci.